Siamo entrati nel 2018, ma non cambiano le nostre buone abitudini, per cui ogni prima domenica del mese, anche per quest'anno, ci sarà Top Smartphone, la nostra rubrica con cui appunto ogni mese andiamo a stilare la classifica divisa per fasce di prezzo di quelli che secondo noi sono i migliori smartphone Android. Fate attenzione, non li diciamo tutti, ne diciamo tre per fascia di prezzo più qualche outsider. Questo non significa che alcuni smartphone siano non da comprare, però ecco, se potete star tranquilli che se ne acquistate uno di quelli che noi vi indichiamo, avrete comunque una buona soddisfazione, siete sicuri di aver preso uno dei migliori smartphone possibili per quel dato budget. Ma su, bando alle ciance e iniziamo. Per la fascia di prezzo sotto i 200 euro, uno dei migliori smartphone acquistabili e in effetti uno dei più venduti di tutto l'anno scorso è Huawei P8 Lite 2017. E di un altro brand, il concorrente, l'acerrimo nemico di Huawei, ovvero Samsung. Sto parlando del Galaxy J5 2017, tutto in alluminio, davvero molto bello anche esteticamente. Il terzo smartphone che vado a menzionarvi rappresenta un po' il completamento degli altri, infatti è Moto G5S, che presenta un software stock, quindi molto simile ad Android, puro per chi vuole il massimo della semplicità. Come promesso, per questa fascia di prezzo tre outsider che vado a nominare sono LG Q6, anche il General Mobile 6 Android One per chi vuole aggiornamenti veramente molto puntuali, e infine Galaxy A3 2017, che oscilla un po' tra la fascia di prezzo sotto i 200 e sopra i 200, davvero un bello smartphone da tenere in considerazione. Salendo di budget a disposizione, vado ad indicarvi Huawei P10 Lite, di qualità superiore rispetto al P8 Lite 2017, vale la pena magari spendere quei 50-60 euro in più per avere in generale una qualità migliore un po' dappertutto. Continuiamo poi con Galaxy A5 2017, un Samsung impermeabile, l'impermeabile forse meno costoso a questo punto sul mercato, davvero anche molto bello con un tocco vintage, ricordatevi però che tra pochissimo arriverà la nuova versione. Infine Huawei Mate 10 Lite, che sta avendo un grande successo proprio perché porta i 18 noni anche su una fascia di prezzo abbastanza alla portata di tutti. Tre smartphone che vado a menzionarvi tra gli outsider sono Xiaomi Mi A1, lo metto qui perché effettivamente si trova in Europa, in particolare su Amazon, però ad un prezzo abbastanza alto rispetto a quello che è il suo reale valore di mercato, perché importandolo dalla Cina tramite store comunque affidabili si riesce a trovare a molto meno. Xiaomi Mi A1, veramente uno smartphone straordinario, anche lui Android One, per chi vuole aggiornamenti molto puntuali tenetelo in considerazione. L'altro smartphone che vado a menzionarvi è Honor 7X, praticamente una copia di Huawei Mate 10 Lite, sono praticamente identici, ma secondo me Honor 7X ha qualcosa in meno, quindi io vi consiglio piuttosto il Mate 10 Lite. E infine, tra gli outsider, uno smartphone che è stato in classifica davvero tanto per tutto il 2017 praticamente, Moto G5 Plus, che offre un'esperienza stock. Nella fascia tra i 300 e i 400 euro, uno dei miei smartphone preferiti di tutto l'anno, ovvero Moto X4. L'unico neo è una ricezione del segnale telefonico non proprio ottimale, ma questo si verifica solo se vivete fuori città e dove il segnale già è scarso. Per il resto, veramente fantastico. Anche lui ha avuto molto successo, specialmente verso la fine dell'anno, con qualche offerta si riesce a trovare addirittura sotto i 350 euro. Honor 9, vero e proprio top di gamma, ormai sceso di prezzo, non vi deluderà sotto nessun punto di vista. Infine lui, LG G6, si fa praticamente tutte le nostre fasce di prezzo, partendo dalla più alta, poi scendendo via via durante l'anno, ora si trova addirittura attorno ai 360 euro. LG G6 è uno smartphone ovviamente molto completo, è progettato come top di gamma, vi darà un sacco di soddisfazioni, soprattutto grazie alla sua cam grandangolare. Tra gli outsider, tre smartphone veramente di valore: Honor 8 Pro, il Galaxy S7, che è ancora veramente ottimo, però adesso sta per essere presentato poi il Galaxy S9, quindi questo rimarrà poi di due generazioni precedenti, valutate bene l'investimento. E infine il terzo smartphone che vado a menzionarvi è Motorola Moto Z2 Play, che è un po' come Moto X4, dovete scegliere tra i due. Il Moto Z2 Play ha in più i moduli, ma è davvero abbastanza grande e pesante, mentre il Moto X4 è un pochino più adatto a tutti secondo me, ma sono equivalenti. Sopra i 400 euro, gli smartphone che più mi sono piaciuti sono Sony Xperia XZ1 Compact, l'ho inserito di diritto perché è l'unico smartphone piccolo ma veramente top di gamma, con hardware al top e un prezzo adesso anche davvero molto interessante. Vi ricordo anche Nokia 8, il top di gamma della Nokia 2.0, tornata sotto l'egida di HMD Global, un bello smartphone da tenere in considerazione. E infine OnePlus 5T,
il device che voi, lettore di tutto Android, avete eletto come miglior smartphone dell'anno, sia per il rapporto qualità-prezzo, ma anche proprio per la sua qualità, la sua potenza, l'hardware completissimo di cui dispone. Tre outsider sono Galaxy S7 Edge, lo metto tra gli outsider per gli stessi motivi per cui ho messo anche il Galaxy S7, Honor View 10, che stiamo provando in questi giorni, non posso ancora consigliarvelo perché dobbiamo prima fare la recensione e valutarlo ancora, cosa che sta facendo Emanuele proprio in questo momento, quindi uscirà la recensione tra poco, però tenetelo anche in considerazione, magari date prima un occhio ovviamente alla recensione che pubblicheremo tra poco. E infine il terzo outsider è Huawei P10, che è ormai un po' così nel limbo, forse costa un pochino troppo, non è sceso di prezzo sotto i 400, nel momento in cui scenderà sotto i 400 secondo me ritornerà in classifica, per il momento lo metto tra gli outsider, ma comunque tenetelo presente. Salendo sopra i 500 euro, qui ovviamente c'è tantissima qualità, ma l'investimento è chiaramente ingente. Quello che vado a ricordarvi è Galaxy S8 Plus. Ho inserito il modello Plus perché tra i due forse è quello che mi ha convinto di più per via della sua migliore autonomia. Ovviamente però c'è anche il Galaxy S8 Standard, che va veramente molto bene ed è sicuramente uno degli smartphone più belli, più completi di tutto il 2017. Tenete presente che tra poco uscirà il Galaxy S9. Poi inserisco anche un Sony, l'Xperia XZ1, la versione normale, non il compact, costa un po' di più, anche in questo caso uno smartphone per chi ama un certo tipo di design chiaramente iconico, Sony non ha intenzione di modificarlo e per gli appassionati è sicuramente una bella novità, per il resto uno smartphone che funziona ovviamente benissimo e ha tanta qualità al suo interno. Infine HTC U11, nonostante sia uscito U11 Plus, anche il fratello minore rimane veramente un ottimo prodotto da scegliere se si vuole tanta qualità, soprattutto lato fotografico. Gli outsider in questo caso sono due, Huawei P10 Plus, che viene un po' offuscato in parte dal fratello minore P10, in parte dal Mate 10 Pro che nominerò tra poco, ma comunque anche il P10 Plus è uno smartphone che tra tutti i top di gamma per buona parte dell'anno è stato quello con la migliore autonomia, quindi anche questo, anche in questo caso ricordatevene. E poi il Galaxy S8, vi ho detto che ho messo tra i migliori il Galaxy S8 Plus per la questione autonomia, ovviamente però tra gli outsider trova benissimo posto anche il Galaxy S8, anche perché ormai il prezzo è davvero molto interessante. E infine arriviamo alla fascia top, qui i migliori sono Huawei Mate 10 Pro, lo smartphone con intelligenza artificiale che sta facendo parlare di sé anche grazie a una campagna pubblicitaria massiccia, più passa il tempo e più persone lo scelgono come nuovo smartphone. L'altro device di cui vi voglio parlare è LG V30, finalmente si riesce a trovare sul mercato in maniera un pochino più costante, uno smartphone che a brevissimo riceverà Android Oreo, forse uno dei migliori del 2017, che è arrivato un po' in ritardo ma ha tutto il tempo per riscattarsi, anche perché il suo successore arriverà poi in autunno. Attenzione che però tra poco potrebbe uscire il G7, che potrebbe in qualche modo ricalcare il progetto di V30. E il terzo smartphone che ho letto tra i migliori è Samsung Galaxy Note 8, è arrivato in finalissima nel nostro sondaggio, nel nostro campionato dei migliori smartphone Android del 2017, votati da voi utenti di tutto Android. Il Note 8 è l'unico col pennino, è l'unico che ha una peculiarità diversa da tutti gli altri, è quello con lo schermo più bello e ovviamente completo anche dal punto di vista hardware. È un Note e basta solo questo. I due outsider per la fascia top, ma che ovviamente sono ottimi smartphone, sono Google Pixel 2 XL, non l'ho messo tra i migliori nonostante sia effettivamente un ottimo smartphone, perché secondo me il suo prezzo è veramente molto alto e siccome si trova per lo più attraverso il Google Play Store si tratta ancora di sborsare quasi 1000 euro, mentre gli altri con qualche offerta online si riescono a trovare ad un prezzo più basso. L'altro device che ho inserito tra gli outsider è HTC U11 Plus, non tanto perché non mi abbia convinto, ma perché in questo momento si fa un po' fatica a trovarlo sul mercato, magari dal mese prossimo potrà entrare più stabilmente nella nostra classifica, però potreste tenerlo in considerazione e tenete a mente che magari dovrete aspettare qualche giorno per averlo perché le scorte sono ancora limitate. Come avete visto non ho inserito smartphone di importazione, quelli non venduti ufficialmente in Italia, siano cinesi, indiani, sudcoreani oppure anche americani, non importa, il fatto è che non sono venduti ufficialmente in Italia, per questo abbiamo una classifica separata, ve la lascio linkata qua sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link all'acquisto di tutti questi prodotti, soprattutto il link alla recensione di ognuno di questi device, così se volete approfondire il discorso trovate tutte le informazioni necessarie. Continuate a seguirci, mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto ancora una volta tutto Android, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!